Oggi, mercoledì 30 giugno, rieccoci per una nuova puntata di Svegliati Avvocatura su YouSlow Web Radio. YouSlow Web Radio. www.webradioyouSlow.it. webradioyouSlow.it. E siamo di nuovo, siamo tornati in studio per questa puntata di Svegliati Avvocatura, qui dagli studi virtuali di Molfetta, Brigida Mulinelli che vi parla e Ornella Sala come sempre alla regia, ciao Ornella, e con me in conduzione Milena Miranda dopo un bel po' di tempo, ciao Milena! Buongiorno, buongiorno a te Brigida, un buongiornissimo a Ornella Sala che come sempre ci sopporta e ci supporta e un buongiorno a tutte le radioascoltatrici e i radioascoltatori. Era un sacco di tempo che io e te non eravamo in co-conduzione, si dice così, co-conduzione. Ma sì, facciamocela questa co-conduzione nell'ultima settimana di programmazione, l'abbiamo già detto ma non vi lasciamo, continueremo con approfondimenti e quant'altro e niente, però chiaramente insomma per Svegliati Avvocatura abbiamo bisogno di fare uno stop fino, veramente un bisogno quasi fisico, di fare uno stop fino a settembre. Brigida, oggi di che cosa parliamo? Allora, oggi abbiamo due interviste differenti tra loro, due argomenti diversi. Ascolteremo il collega Antonio Martini del Foro di Roma che ci parlerà della vicenda della sentenza del TAR Lazio che ordina al Report di esibire i documenti e quindi di questa vicenda che ha fatto molto discutere da diversi punti di vista. E poi abbiamo il solito appuntamento con l'avvocato Cinzia Catrini del Foro di Milano che ci parla di diritto alimentare e quest'oggi di tracciabilità alimentare e blockchain. Sì, argomenti peraltro entrambi interessantissimi e io direi, Brigida, se sei d'accordo, di partire subito con la prima intervista all'avvocato Antonio Martini, appunto del Foro di Roma, sulla sentenza del TAR Lazio che ordina al Report di esibire i documenti, anche senza rivelare le fonti, e vediamo come questa sentenza sia ben motivata. Intervista di Pierluigi Serra all'avvocato Antonio Martini. Ascoltiamo. Hai qualcosa da dire? Contattaci 331-309-7852. Buongiorno, bentornato nella Radio dell'Avvocatura, dopo un bel po' di tempo, devo dire la verità, da Antonio Martini, collega del Foro di Roma. Ciao Antonio. Ciao Pierluigi, è sempre un piacere sentirti, ma io ti seguo tanto, quindi... E io seguo anche te. Anche se non ci sentiamo, ti seguo, quindi... E io seguo te, proprio perché ti seguo, ho letto un tuo post odierno su una questione che sta facendo discutere, una sentenza del TAR Lazio di qualche giorno fa, la 7333 del 2021, che ordina la trasmissione Report di ostentare i documenti a un politico della Lega che li ha richiesti e che aveva insomma fatto questa richiesta in ragione di un servizio che lo aveva ricordato e lui si era sentito diffamato o comunque messo in cattiva luce. Tante polemiche, c'è chi insomma grida allo scandalo perché il TAR Lazio dice che fa una sentenza illegittima che obbliga un giornalista a svelare le nostre fonti. Noi questa sentenza l'abbiamo letta, tu pure, quindi ti chiediamo di commentarla da grande amministrativista che sei. Diciamo che non è esattamente come dicono, giusto? Assolutamente d'accordo Pierluigi, è una
si stracciano le vesti come Caifa nel Tempio senza nessuna ragione. È una sentenza, come bene tu hai detto e lasciato meno intuire dalla tua introduzione, motivata perfettamente, equilibrata, perché contempera le esigenze dell'articolo 2 della legge dell'ordine dei giornalisti, che dice che i giornalisti sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario delle stesse. In questo caso, il ricorrente, che poi è un nostro collega, Sì. che si era visto Andrea coinvolgere in Mascetti. questa, Andrea Mascetti, esattamente, che si era visto coinvolgere in questa trasmissione dal titolo Report Vassalli, Valvassori e Valvassini, già il titolo, come tu mi insegni, da grande giornalista è suggestivo, e lui chiedeva di l'ostensione da parte della trasmissione della RAI dei documenti, perché poi lui ha fatto un doppio accesso, l'ha formulato sia ai sensi della 241 Sì. che del DLGS 33, soltanto che Quindi come correttamente accesso il TAR, civico. come accesso civico, il TAR ha detto no, come accesso civico è fondata l'eccezione degli avvocati della RAI che dicono che essendo una società pubblica ha emesso strumenti finanziari, c'è una specifica limitazione di ostensione in questo specifico caso. Quindi diciamo l'accesso ai documenti, diciamo, l'accesso del collega è stato limitato al documento, non atti e fatti che invece l'accesso civico avrebbe consentito di effettuare. Però, diciamo, con riferimento all'accesso ai documenti, il TAR con grande equilibrio, c'è un passaggio motivazionale che io e te abbiamo letto, ma insomma che è molto eloquente, che dice che la RAI, e quindi la trasmissione report, deve semplicemente non rivelare le fonti, peraltro. Il divieto è per le fonti fiduciarie, Sì, qui è sì. un'altra cosa, sono enti pubblici dove la RAI ha chiesto report, la trasmissione, la redazione, informazioni circa gli incarichi che il collega avrebbe ricevuto e da appunto regione, lì si parlava in modo generico, io non l'ho vista la trasmissione, però ne ho più o meno indirettamente capito il contenuto, sostanzialmente si faceva in qualche modo capire che questi incarichi sostanzialmente erano fonte di rapporti non proprio opachi, ecco, diciamo rapporti opachi che c'era. E quindi il collega giustamente dice: io voglio conoscere quali informazioni la RAI, a quali enti pubblici ha chiesto informazioni, quali sono state le risposte degli enti pubblici coinvolti in questa attività di ricerca delle fonti, Sì. fonti E poi ovviamente di voleva, informazione. io la sentenza riporta la richiesta, voleva anche il file, il video integrali della trasmissione, in particolare delle interviste poi confluite. Quindi evidentemente il tutto non tagliato, No, voleva. esatto, esattamente, la voleva integrale, però su questo il TAR ha limitato perché ha detto, beh, sul documento io ti Sì. dico su quest'altra cosa, no, perché teoricamente rientrerebbe nell'altra dicitura un po' più ampia, atti e fatti su cui è stata in qualche modo invocata l'eccezione del DLGS 33 del secondo, adesso non ricordo la comma. E vabbè, ma questo, però diciamo che lo scandalo poi a noi, a me, a te, giustamente, entrambi come giuristi e poi come comunque commentatori dei fatti della cronaca, interessa rispetto alla reazione che c'è stata da un punto di vista pubblico rispetto a questo scandalo che il TAR avrebbe commesso ordinando al report di consentire accesso a questi limitati documenti, non ha parlato di fonti, quindi documenti. Peraltro, come io e te abbiamo visto adesso, l'articolo 2 comunque non era invocabile perché fa riferimento alle fonti di carattere fiduciario, che sono un'altra cosa, come bene io e te sappiamo. Quindi non riesco a capire lo scandalo, e però
Peraltro, come il TAR, se tu hai letto la sentenza integralmente, richiama dei precedenti che del Consiglio di Stato sì, e del lo stesso TAR, in cui già c'è stata questa, questa sostanzialmente in quei precedenti si è neutralizzata l'eccezione che gli avvocati della RAI sollevavano rispetto alla non che del fatto che la RAI non rientrava nel soggetto obbligato all'ostensione, mm-hmm. in quanto una cosa è l'attività di informazione, una cosa è l'attività giornalistica. Giustamente ha detto, ma no, sono la stessa cosa, fanno parte del servizio generale di informazione pubblica, quindi non puoi invocare quell'eccezione. Ma sai, adesso, senza per quanto è una radio di colleghi e di tecnici, però senza dover entrare nel tecnico, che ovviamente chiunque è interessato legge la eccellente sentenza del TAR Lazio, però ecco, sul punto dell'accesso, così come lo ha il collega formulato, francamente io non vedo davvero nessun attentato alla libertà di come dire giornalistica in senso lato, perché insomma non capisco come abbiano potuto leggerla come una forzatura sulla sì. protezione delle una forzatura sulla diritto di proteggere le fonti. Sì. Francamente non poi c'è non un punto della motivazione tra pagina 14 e pagina 15, quindi quasi alla fine, in cui il TAR dice sì. che la suddetta documentazione risulta costituita in particolare dalle richieste informative rivolte in via scritta dalla redazione del programma ad enti di natura pubblica in merito all'eventuale conferimento di incarico ovvero di consulenze eccetera. Quindi sostanzialmente sono altrettante istanze di accesso agli atti che la redazione faceva ad altri enti pubblici, di questo esatto. stiamo parlando. Esatto. Ma è come se io volessi sapere se l'avvocato Martini ha avuto l'incarico dal comune, che ne so, di Bergamo, dal comune di Batte la Pesca, e non capisco per quale ragione. E io, lui dice, cioè il TAR dice, tu nessuno ti vuole limitare nella tua libertà di difendere le fonti fiduciarie, ricordiamoci, questo è il TAR, non c'è entrato, però era magari implicito. Noi ti diciamo, vogliamo sapere come hai confezionato la notizia, perché dobbiamo verificare se sei stato diligente o meno. Cioè l'interesse ecco. del ricorrente è capire, rispetto all'attività futura di difesa dei suoi interessi e della sua immagine, è di capire se la RAI, quando ha formulato quel servizio, è stata diligente, cioè certo. si è andata a fare una ricerca attenta delle fonti, delle informazioni che poi e dei servizi che ha poi confezionato. Mi sembra francamente, in una civiltà di diritto, una esigenza assolutamente inconcutibile, perché sennò voglio dire, io come faccio ad agire in giudizio, eventualmente a chiedere se ritengo che la mia immagine sia stata lesa? E pare, insomma, da quello che ho letto, il servizio non è che desse un'immagine del collega francamente certo. piacevole. Poi sai, un servizio pubblico che va in onda sulla RAI, non su un canale privato, visto da almeno 1 milione di utenti e di telespettatori, qualche danno all'immagine forse te lo dà o no. Poi se c'è una vaga, questo per carità, senza strumentalizzazione politica, hai fatto come dire il colpo gobbo. Quindi è chiaro che insomma quello che la politica, alcuna politica, sta sollevando rispetto a questa sentenza del TAR. Io ho letto ieri, se non sbaglio, Pierluigi aiutami a ricordare, che c'è stata una parlamentare, non mi ricordo di quale movimento politico, che addirittura ha chiesto l'intervento dell'Europa, della Commissione Europea, non so, non ho
Non ho avuto Di la possibilità di... questo non ho letto, però sì, cioè tutta la politica si sta, tutta o gran parte della politica si sta schierando a favore di report in maniera appunto così strumentale, dicendo, sposando la tesi di Ranucci, che dice che il TAR fa una sentenza incostituzionale perché obbliga il giornalista a fare sì. Ed effettivamente la politica sta dando manforte a questa tesi. Io ti volevo chiedere una cosa. La RAI, il report, ha annunciato appello al Consiglio di Stato. A tuo avviso, tu hai citato che vengono menzionati dei precedenti. Che prospettive può avere di successo in appello? Guarda, io premesso che la mia opinione vale tanto quanto, però ti dico Grazie. che la sentenza è motivata in modo talmente solido che non vedo spazi per un appello, non vedo davvero la possibilità da parte del Consiglio di Stato di, come dire, Riformare. riformare la sentenza e non dare quel minimo di diritto di accesso che sarebbe al contrario, questo sì, davvero, illegittimo e comunque che sovverte il diritto di difesa, perché poi se io e te lo sappiamo, Pierluigi, cioè l'accesso è strumentale alla difesa di un diritto costituzionale che è quello di difesa, cioè se io Certo. non ho possibilità di accedere. Ma anche eventualmente, cioè la RAI è un servizio pubblico e non c'è tema di Bravo. smentita, anche come ben motiva il TAR, cioè anche un controllo da parte dei cittadini e del destinatario del servizio Ma sull'attività che certo. fa la RAI. Altra domanda meramente speculativa, da convegno quasi. Ranucci ha detto: noi non riveleremo mai, non daremo mai queste fonti, perché secondo loro sono fonti, qualora non dovessero ottemperare spontaneamente, a tuo avviso, ci sono i margini per un'ottemperanza? Sì, beh, nel modo più assoluto. È successo. Passato con la vicenda Covid, ti ricordi quando c'era stata la Certo. sentenza che ordinava l'ostensione, poi all'ultimo secondo il governo ha rivelato per evitare l'ottemperanza e quindi a nome di un commissario ad acta ha comunicato i documenti che del comitato scientifico, ti ricordi, non Sì, volevano un annetto fa. dire. Poi a un certo punto senza che si arrivasse alla nomina del commissario, ma sai, Ranucci ha una, questa è la mia opinione ovviamente, un'idea dell'informazione che io ho avuto già modo nei confronti di Report di agire come professionista a difesa di un imprenditore che era stato indicato come un personaggio legato alle cosche, senza alcuna traccio di prova, adesso ce n'è un'altra ancora. È un'abitudine, questo è un commento ovviamente non tecnico, se vuoi mi astengo, insomma, No, no, comunque no, prego. è una trasmissione che ha un po' un uso disinvolto delle informazioni, o meglio, ha una ricerca delle fonti un poco superficiale, mettiamola così, ecco, diciamo, non è che fa. L'ho avuto modo davvero di constatarlo, ma in modo diretto, in un caso vecchio e in uno nuovo che potrebbe venire fuori. Ed è un modo di fare giornalismo che io ovviamente non condivido, per quello che poi abbiamo detto, se, che diciamo nei nostri post, io e te, quasi come fossimo gemelli, perché la reputazione è un bene assolutamente di primaria importanza, forse il primo bene di un uomo, perché la morte civile, morale di un uomo equivale a quella fisica, anzi forse è peggio perché è un'agonia rimanere in vita ed essere additato da tutti come un personaggio dequalificato, Sì. insomma. Quindi sarebbe, insomma, io credo che sia un'esigenza davvero importante. Poi c'è la carta di Nizza, abbiamo l'Europa che è un profluvio di normativa sul punto, però noi in Italia ancora, secondo me, restiamo ad un livello un poco basso di E tutela soprattutto del...
In un momento in cui poi i social contribuiscono ad amplificare, a fare da cassa Certo, di risonanza bravo, fortissima di quello che bravo. avviene nei media, negli stream media principali, poi Bravissimo. il grado di approfondimento, o meglio, di semplificazione che c'è nei social impedisce quasi al destinatario della reputazione, di chi ha visto la reputazione lesa, di difendersi nel merito. Quindi, insomma, grazie del tuo Ma commento. figurati, è sempre un piacere, È piacere nostro è sempre un grande ospitarti. piacere parlare con te, parlare Un con voi. caro saluto Antonio, grazie, a risentirci Grazie, presto. saluto a Ciao. voi, buona giornata, ciao ciao. Uslov Web Radio, la voce dell'avvocatura. E dopo questa interessante intervista di Pierluigi Serra andiamo ad ascoltare la seconda intervista di quest'oggi che ha curato sempre Pierluigi alla collega Cinzia Catrini del Foro di Milano. Parliamo di diritto alimentare, assaggi di diritto alimentare, tracciabilità alimentare e blockchain. Andiamo ad ascoltare. Uslow Web Radio, la radio dell'avvocatura, da colleghi a colleghi. Da colleghi a colleghi. Buongiorno, ancora bentornata alla collega del Foro di Milano, Cinzia Catrini. Ciao. Ciao, buongiorno. Cinzia, continuiamo le nostre chiacchierate introduttive alle pillole di diritto alimentare, quindi facciamo qualche assaggio di diritto alimentare. Nell'ultima intervista abbiamo fatto un po' di accenni alla tracciabilità e alla blockchain. È una bella tematica che a noi della Radio dell'Avvocatura appassiona tanto, e allora ti chiedo di darci qualche spunto in più. Sì, ma guarda, la tracciabilità innanzitutto è un concetto che desta sempre più interesse nei produttori e nei consumatori, in quanto considerato il contesto in cui viviamo di massificazione dei consumi, lunghe catene di fornitura, ovviamente si rende sempre maggiore la necessità di conoscere il luogo di provenienza della materia prima, i processi produttivi, Sì. nonché tutti gli attori coinvolti nella produzione. E di conseguenza la tracciabilità, che tra l'altro è un obbligo previsto dal General Food Law, dal regolamento 188 del 2002, è proprio quello strumento, viene definito, diciamo, che dà la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento piuttosto che di un mangime o di un animale destinato appunto alla produzione, alimentare. A fronte appunto dell'assoluta importanza che riveste il tema della tracciabilità, sia per creare un rapporto di fiducia con il consumatore moderno, quanto anche ovviamente per posizionarsi, diciamo, sul mercato, come hanno ben compreso ad esempio i produttori di DOP e IGP, piuttosto che il biologico, che ovviamente è anche una certificazione di processo, che quell'alimento è stato allevato, coltivato appunto secondo uno standard, cioè un disciplinare di produzione che si inserisce nelle previsioni, tra l'altro, del recente regolamento 848. E a fronte appunto di questa assoluta importanza che riveste il tema della tracciabilità, una risposta adeguata in questo momento potrebbe derivare proprio dall'impiego della tecnologia e in particolare dalla blockchain, che può essere una risposta, diciamo, anche proprio alle esigenze manifestate da questo mercato moderno sempre più concorrenziale, dove tra l'altro la reputazione aziendale assume sempre maggior valore. E quindi è importante per l'appunto nei rapporti anche di comunicazione, diciamo, esterna, oltre che di efficienza interna. La blockchain è stata già adottata all'interno della filiera agroalimentare in alcuni settori, per esempio la cito di Modena, e quindi soprattutto le DOP e le IGP si sono avvicinate a questa tipologia di diciamo, creazione per l'appunto tecnologica e non cartacea della tracciabilità dell'alimento.
però anche la GDO, la grande distribuzione, si è molto avvicinata. Io che ti rispondo da Milano, per esempio la regione Lombardia a sua volta ha adottato la tecnologia blockchain proprio per per quanto riguarda la produzione di un determinato tipo di latte, senza fare nomi, e di carne, distribuita da un consorzio lombardo. E quindi sulle confezioni appunto dei prodotti si trovano questi QR code attraverso i quali è possibile quindi risalire a tutta la filiera di produzione. Quindi Cinzia, scusami se ti interrompo, ci sono dei veri e propri atti normativi che introducono questo sistema di blockchain sulla tracciabilità, non è solo più rimesso alla volontà dei singoli consorzi o delle singole aziende? No, rimane assolutamente volontario, ma tra le altre cose anche sotto il profilo normativo ci sono in realtà delle problematiche legate proprio diciamo alle modalità di applicazione della blockchain che appunto è stata applicata solo in determinati settori e comunque nella maggior parte dei casi per ottenere diciamo, una ricetta di successo ci si è basati anche sull'Internet of Things piuttosto che sull'AMS, quindi sistemi di rilevazione, trasmissione, l'RFID, QR code, codici a barre già esistenti, cioè tecnologie diciamo che stanno alla base della domestica, ad esempio nella smart home, e quindi ci sono specifici sensori, ad esempio applicati sugli oggetti, sui macchinari, negli stabilimenti, in modo tale da ottenere dei dati aggregati in tempo reale e a ricevere ad esempio allarmi di malfunzionamenti, in modo tale da dialogare praticamente con la tecnologia attraverso a loro volta software di machine learning. Quindi è un tipo di soluzione attraverso la quale puoi monitorare, controllare per poi trasferire le relative informazioni all'interno dei blocchi per l'appunto della blockchain, però non è assolutamente volontaria ed è appunto vista casomai come strumento di posizionamento sul mercato, piuttosto nonostante si inizi a parlare anche in modo positivo diciamo della blockchain come strumento attraverso il quale poter combattere anche le frodi per esempio e le contraffazioni, oltre che garantire la sicurezza alimentare. Quindi in realtà è una tecnologia che sotto vari profili dal punto di vista del diritto alimentare può rendersi utile, per così dire, cioè da un lato la tracciabilità, dall'altro la sicurezza alimentare, dall'altro per l'appunto, come dicevo, le frodi piuttosto che le contraffazioni. Anche una semplicità di controllo da parte dell'utente? Sì, esatto, e poi cioè, uno dei primi diciamo approcci alla blockchain sono proprio avvenuti in quanto attraverso la lettura del QR code tende a creare per l'appunto questo rapporto di fiducia col consumatore sì. Che sempre più per l'appunto avendo una supply chain complessa e con a lunghe distanze per così dire ha interesse ovviamente a conoscere la qualità del prodotto, però non è così semplice diciamo poter nutrire fiducia nei confronti del prodotto come poteva essere una volta, quindi sicuramente per quanto riguarda la figura del consumatore risulta essere uno strumento utile insomma, ecco. Sicuramente ha necessità di un maggior sviluppo e di un approccio a livello normativo maggiormente ferrato, ecco, nel senso che di per sé la blockchain nasce in realtà con la normativa sul riciclaggio, con tutta la problematica della moneta digitale e quant'altro. Si sta assimilando anche
per l'appunto al settore agroalimentare, ad esempio anche se in senso lato, ma comunque all'alimentare, per quanto riguarda la registrazione ad esempio anche delle ricette in termini di brevetto. Anche alcuni notai fanno già ricorso alla blockchain, però diciamo che non è la blockchain originaria, per così dire, sono delle tecnologie blockchain che unitamente all'Internet of Things vanno, certo, per l'appunto a costituire uno strumento utile di avallo per la produzione, sì, piuttosto che appunto tutela per il consumatore. Sì. Senti, finale, cioè secondo te, per la tua esperienza, è possibile che questo strumento tecnologico verrà regolamentato a livello nazionale, europeo, internazionale per la tracciabilità? Vabbè, allora dobbiamo fare un distinguo, cioè un conto è la regolamentazione da parte sotto un profilo digitale, quindi quella, sì, che è la normativa civilistica in senso lato, diciamo, che va per l'appunto ad interessare direttamente la blockchain e i contratti che stanno dietro per l'appunto la blockchain. Un conto invece è la normazione in senso stretto all'interno del settore alimentare. Quello personalmente non credo che si arriverà a un approccio di questo tipo, credo che sarà comunque pur sempre una scelta volontaria di posizionamento sul mercato, come sono le varie certificazioni, piuttosto che per esempio anche l'adozione dei modelli di gestione, organizzazione e controllo, che se non visti attraverso una visione ingessata, sono per l'appunto anche degli strumenti di posizionamento a livello di marketing e comunque sul mercato, tant'è che non a caso se adotti un modello 231 comunque puoi per l'appunto beneficiare del rating di legalità. Quindi io credo che rimarrà comunque uno strumento volontario, okay, anche perché in questo momento quantomeno i costi di approccio non sono semplicissimi, dovendo unire all'adozione della blockchain anche per l'appunto l'utilizzo di altra strumentazione tecnologica in sostanza, okay, quindi cioè, non tutti hanno la possibilità di mettere i sensori nella grotta per vedere se effettivamente la temperatura prevista, non so, per la produzione dell'asiago DOP è quella corretta, e quindi poi trasportare i dati in blockchain, quindi certo, sicuramente è un approccio importante. In molti comunque l'hanno già adottata, anche l'arancia rossa di Sicilia, per esempio. Ecco. Senza voler fare pubblicità, ma è pacifico, nel senso, se uno fa una ricerca sulla nuova enciclopedia del diritto che è Google, scopre che l'arancia rossa di Sicilia ha adottato la tecnologia blockchain, quindi non vuole essere assolutamente alcun tipo di no, di certo, pubblicità, però comunque insomma, è ecco, anche insomma utile per noi, però per dare un input, sì, esatto, anche per capire di che cosa in concreto stiamo parlando e magari vederlo nelle etichette, come tu ci hai esemplificato bene. Cinzia, ti ringrazio davvero per anche questo interessantissimo appuntamento, e allora veramente a risentirci nelle vere e proprie pillole di diritto alimentare che assaggeremo grazie a te molto volentieri. Grazie a te e buona giornata. Ciao. Uslove Web Radio, la voce dell'avvocatura. Abbiamo terminato questa puntata di mercoledì, io saluto i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, saluto e ringrazio te Ornella e un caro saluto anche a te Milena. E un saluto a te Brigida, un saluto ad Ornella, un rinnovato saluto a radioascoltatrici e radioascoltatori con una frase brevissima di Emil Zatopek: non ho abbastanza talento per correre e sorridere allo stesso tempo. E svegliati avvocatura! Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Uslo Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui.
Uslo Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.